Oggi siamo qui perché abbiamo gli esami di recitazione del secondo anno della scuola fondamenta. E lo scopo dell'esame di oggi è verificare lo stato di apprendimento. Come? Che cosa ha detto? Delle tecniche fondamentali dell'arte dello stare sul palcoscenico. Se i ragazzi sono atti a comprendere un testo. Il movimento del corpo, il movimento scenico, le basi, ecco, da cui anche il nome di questa scuola, Fondamenta, si cerca di fornire quello che è un po' l'ABC per poter affrontare questo lavoro. Dopo le prove di oggi per i ragazzi succede questo. Si esprimeranno dei giudizi. In base al loro operato, diciamo, di oggi, al percorso che hanno fatto in questi due anni. Se saranno positivi, levateli subito, dico! Passeranno a preparare il saggio. Ma sì, cara, sempre, certo! E poi eventualmente possono accedere al terzo anno della scuola. Perché il talento è questo, è qualcosa di impalpabile, di difficile da spiegare. O c'è o non c'è. È mio! Avete capito? Questi nostri ragazzi che credono in questo lavoro, che sono veramente motivati a farlo, hanno mostrato un grande impegno nel prepararsi. Questa è la gioia più grande che si può avvertire in queste circostanze, a che le classi siano classi dove l'ego di ognuno, qui c'è qualcuno che sta per impazzire, sia messo anche a servizio del gruppo, della classe. Se un attore non va in scena per non essere visto, va in scena per essere visto. Cerchiamo di imparare fin da ora che tutto questo va messo a servizio poi di una compagnia, poi di uno spettacolo. È importante già da adesso, già dalla scuola, comunque innescare queste piccole micce di ascolto, no? Cercare di ascoltare non solo se stessi, anche l'altro.